Come si sta modificando il cinema, ecco, che negli ultimi 10 anni ha subito una trasformazione paurosa, e quindi questo ha a che fare con i film che faccio e che non faccio e con la quantità di lavori che faccio. Sono sempre stato abbastanza selettivo, no? Nel senso che ho sempre cercato di prediligere le cose che mi sembravano avere un senso in una serie di connotati. Dopo aver fatto il regista, c'è stato un momento in cui mi sono detto: ma sì, ma adesso è facile, adesso posso fare l'attore come lo fanno molti miei colleghi, cioè, godendosela un po'. Adesso vado sul set, mi faccio portare un teuccio ogni tanto, me la prendo, diciamo, la prendo più alla leggera, no? Non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta. Anche i film che ho fatto, per esempio Maltese, io non sono capace di lavorare in quel modo, mi sembra di prendere in giro me stesso e il pubblico. Sono fatto così, quindi mi sono ritrovato anche in Maltese a combattere una guerra, come se fossi veramente in trincea, a non dormire la notte per lavorare sui dialoghi. Insomma, fatto così, devo avere la sensazione di come dire, di fare una sorta di via crucis, proprio di sanguarmi e dare tutto quello che ho. Grazie.